Ok, era un po' che non ti uso, non deludermi. Anche troppo. Scaldiamolo un attimo che era un po' che non lo usiamo. Bella a tutti ragazzi, oggi è il primo giorno di scuola, come sentite dalla mia felicità, e vabbè, cioè, in effetti il primo giorno sono felice, tanto uso la moto dopo un sacco di tempo e non si fuma, anzi. Il problema è tutto l'anno che c'è dietro, però vabbè, siamo ottimisti. Naturalmente, come ogni buona tradizione, il primo giorno di scuola deve piovere. Perché da praticamente tutti gli anni che vado a scuola in moto, che ogni primo giorno piove. Quindi anche quest'anno, l'ultimo, si è mantenuta la tradizione. Quindi io mi sto fermando, è una moto, c'è qualcosa che non... Superiamo. Stavo dicendo che bella che è la sensazione quando usi una moto dopo un bel po' di tempo. Anche se c'è la pioggia, che cosa ce ne frega a noi? Allora, c'è stata sul nostro canale una, diciamo, una piccola pausa. Sta succedendo? C'è stata una piccola pausa. Perché, ecco, naturalmente la freccia la mettiamo dopo. Una piccola pausa per i video di moto, diciamo, perché avevamo intenzione di fare un giretto questa domenica, ma naturalmente il tempo non ci è venuto in aiuto, quindi non l'abbiamo fatto. Però per settimana prossima, se il tempo non fa lo stronzo, come ha fatto oggi, possiamo tranquillamente fare un bel giretto. Chiudiamo la visiera qua perché sennò ci affoghiamo. Boh, quello lì ha dato la precedenza quando in teoria non doveva darla, ma vabbè. Noi sorpassiamo come se non ci fosse un domani. Io spero che con la visiera chiusa si senta comunque bene, anche se sinceramente non l'ho mai provato, quindi speriamo che sia buona la prima. Beh, naturalmente adesso piove, però lì c'è il sole, quindi tutto normale mi sembra, visto cosa è successo.
E quest'estate avevamo in mente di fare più cose, diciamo, però vabbè, naturalmente come ogni buon piano che si rispetta è andata a puttane. Quindi, per un sacco di cose, cioè, boh, quest'estate non so, qualcuno mi ha lanciato una maledizione, prima la moto, poi la bici, cioè anche vi rendete conto, anche la bici sono riuscito a rompere. La bici nuova, vabbè. Siete che ha attraversato la strada un esercito di gatti neri. Una bella tirata ci stava. Io direi di provare ad entrare di qua, poi si aprono i cancelli, bene, se no lasciamo davanti tutta la pioggia. Poverina. Ragazzi, il video sta per finire, mi raccomando, mettete like se vi è piaciuto e condividete. Alla prossima.